chiudiamo e iniziamo a giocare, ragazzi. Yes. Un attimo, che però la finiremo oggi? No, secondo me no. Secondo me abbiamo perso troppo tempo. Non siamo a parlare di ma non credo che sia gioventù bruciata. A parte che bisogna vedere che livello è quel filone lì, perché siamo abbastanza indietro di livello. Allora, e poi iniziamo, poi ci sarà Fortnite Lego, finito For the King faremo tutto Fortnite Lego, grazie, sperando che abbia una fine, e poi vedremo sfondi, no, Twitch HUD devo andare a far vedere dov'è il cappellino di Natale, ragazzi, chi me l'ha rubato? Collezione HUD Natale, dov'è? Devo trovarlo, io non vedo l'ora di Fortnite Lego, non vedo veramente qui. Anche io ci ho voglia di giocare. Ho visto delle cose, mamma mia, che puoi creare veramente. Io non mi sono spoilerato nulla. Io non mi sono spoilerato. No, ho visto proprio girando un po' delle live così vedevo dove erano la gente. Perché volevo capire effettivamente se c'era un finale o che, ma non si capisce. Quindi. Dio, dalla pena crei, dici che. Ciao Argetri. Cappellino Natale. Aspetta, che non posso. Da fare una cosa importante. E poi figo, sono curioso anche di Medieval Dynasty successivamente. Sì. Poi vedremo cosa fare. Me ne ha parlato anche molto bene del multiplayer di Medieval Dynasty. Poi usciranno anche nuovi. Deve uscire con l'acqua i robottoni. Ah come già, quello sempre chiaro. Che era i robottoni ma uniti al. Sì. C'era l'agricoltura. Un survival con i robottoni, sì. Che deve uscire su Game Pass, mi pare, però non mi ricordo se c'era già una data. Comunque sì, le prossime serie finiamo For the King, Lego, Medieval Dynasty, sì, ci sono anche altri giochini che abbiamo in lista, tipo quello lì che hai sconto adesso. Anzi, per la mattina, diciamo che per la mattina siamo per un po' a posto. Fatemi vedere come si chiamava, che lo segno velocemente. Era Resist, Necess. Docess. Se dobbiamo comprarlo, compriamolo adesso che hai sconto, sì. Più alto. Profittiamo. Partigli. No, c'è un parco. Vabbè, ha fatto in tempo a entrare io. Ma scusa, ma infatti... Ah, scusami, non ho sentito. Da 12 ore devo ancora decidere, ma bene o male... No, non abbiamo un cazzo di gioco. Non abbiamo niente, visto niente, che bene o male. No, di giochi nuovi gioco non abbiamo, visto. No, in realtà di giochi... Che facciamo di solito Fortnite è quello abbiamo. No, beh, c'è Fortnite, c'è TTT, c'è... Ma TTT Eurotrack all'inizio. Non è sicuro ancora. TTT non è sicuro. Perché c'è tanta gente che non c'è. Ma no, siamo... In 7 eravamo ieri. Manca Esplit che non ha risposto, ma figurati. 7 più i due che tiranno alla fine manca solo Korn, manca solo Korn. Due che tireranno pacco all'ultimo. Siamo... Vabbè, perché... Perché è così gli Ezzar. Con la mod che estende gli slot della lobby. Ah, ho visto che l'hanno fatta qualcuno. Ma non so quanto sia... Cioè, poi... Io vorrei fare... Troppo confusionario. A me piacerebbe fare Lethal almeno nella 12 ore con Gatto. Cioè, con Karim. Prova a chiederglielo. Ieri non mi ha risposto. Ci siamo. Dovevamo andare su. Non mi ha risposto, non mi ha neanche guardato. Sto bastardo. Secondo me è un Simone. No, non mi ha proprio guardato il messaggio. Maledetto Simone! Così. Connessione, ragazzi. Maledetto Marco! Io sto già combattendo, merda, io sono così dentro. E niente, dobbiamo riscaricarlo un'altra volta. No, ragazzi, però non posso per un aggiornamento. Ma adesso poi che siamo... Moro, ma rifalla tu, come ieri. Ma tanto... Non avevamo risolto. L'avete reinstallato voi. Torna al menu. Dovevamo ricordarci poco prima di finire la rassegna di riscaricarlo. Sì, ma si potrà. Piuttosto lo facciamo la prossima volta. Vabbè, ormai finiamolo. Ormai lo finiamo. Come giochiamo? Ogni volta lo riscarichi. Sì. Parliamo oggi e domani. Tempo di merda. Credo. No, te lo scarichi prima, Marco. Non perdi nessun tempo. Sì, fate direttamente che riscaricarlo e via. Tanto penso che domani lo finiamo. Quindi. Non volete neanche provare una seconda volta? No, non stiamo a perdere tempo. Sì, non stiamo a perdere tempo. Che... Cioè, per carità, magari entravamo tutti già fatto. Quando ormai l'avrete disinstallato. Quindi... Sì, lo sto già riscaricando. 8 minuti. Sì, sono riuscito a fare un aggiornamento che distrugge tutto quanto. Come 7 minuti. Quanti giga? È moro come ieri, Sono 3 giga. Connessione lenta all'inizio, però sto scaricando a 11 mega e scusa 1 giga al minuto, allora 3 minuti anche a me dice 8 minuti adesso 5 minuti 8 aspetta che forse va a 7 si sta scendendo penso non si 4 blocca. Minuti
Domani fate 20 minuti di rassegna per sicuro. Ma secondo me oggi no, non lo finiamo. Sì, però potrebbe, minuti, cioè, non era così guai, lontana la parte. Guai finale. Alle digressioni domani mattina, bestemmi ogni digressione. Anzi, domani puntiamo a finirlo, così punto poi iniziamo Lego. Domani chat, se facciamo una digressione potete bestemmiare tutti in chat. Pensa se scopriamo che è Moro che deve scaricarlo anche lui, se non rompe tutto. Tutti io ieri altri. Non l'ho riscaricato, Quindi non lo faccio neanche oggi. Amore, io sento la mia voce. Puoi abbassare un po'? Madonna, ma quanto lo tiene alto? Scusa. Ma perché fa alto, sta pulendo. Ma nel mentre, facciamo un bel gioco insieme, dai. Facciamo la scaletta della 12 ore, già che sono qui. Moro, non è un gioco questo qui, è solo una cringiata incredibile. A parte da me vedo un omino completamente sfatto, distrutto dai pixel, vabbè. Allora, scaletta dalla 12 dai, ore. Iniziamo a tirarla giù. Esco da questo gioco. Anzi, no, che io mi non voglio fare Eurotrack. No, Eurotrack lo voglio perché fare solo per... Che lo faccio col volante, vaffanculo. No, lo facciamo Eurotrack. Va bene. No, beh, lo serve anche per chiacchierare. Dai, ci la prima ora rassegna. Questo. Io voglio fare Party Animals almeno una volta, però. Con la gente, sì. Dai, abbiamo piena la... Ma poi che cazzo facciamo la scaletta che non abbiamo guardato i giochi, niente. Vabbè, ma alcuni li voglio fare, scusa, Party Animals ho capito, figo. Ma però facciamo le robe che facciamo tutti i giorni. Ma voglio giocare io con la gente. Lo giochi un altro giorno, lo giochi. Ho capito, ma la 12 ore è che devi fare per forza tutto nuovo, ci sta anche fare qualche giochino. Sì, facciamo già facciamo Lethal Combat, facciamo Euro Truck, facciamo Fortnite. Lethal Combat non è detto, bisogna vedere. Oh, vabbè, ma quello è per giocare, Fortnite è per giocare con la gente, non vale, non va considerato. Sì, che va considerato comunque. Ma ci gioco con la gente, voglio giocare con la gente, scusami. Voglio giocare con la gente, devo prendere i giochi che funzionano con la gente. Amore, sì, però già so giochi che facciamo sempre. Se facciamo tutti i giochi che facciamo sempre, che cazzo di 12 ore facciamo? Fammi vedere, apro Steam e il primo gioco che vedo lo facciamo, ragazzi. Ecco, che bella idea. The Finals. Non va bene, ragazzi. Gioco... L'hai detto. Il primo gioco nuovo che vedo, vediamo. Deve essere multiplayer. No, anche io preferisco giocare con voi, sinceramente. Taora Beginning, quello che mi ha dato ieri, non si può fare. Arizona Sunshine 2 è uscito. Che storia. Non si può fare. Però è VR. Io ho dei giochi nelle idee. No, Sam, non sai che perché gioca 20, costa 25 euro, mi pare. O 30, o 40, forse anche. Ed non sì. E quello non sta combattendo. L'avrei voluto provare, ma costa ancora troppo. Crab Gameata. Non lo so. Ma che quello è un gioco che... Vabbè, sì, no, non lo facciamo spesso. Costa solo le 12 ore, in realtà. Che poi in realtà c'è anche in Fortnite la modalità, che è molto figa. È fatta bene. Ma non si possono fare... Non so se possono fare ciao, il Alessi. Server allora perché ho provato ciao, a bella. Fare con il codice tipo su Lego e lì ti dice proprio ti esce fuori l'errore con il codice errore e ti dice non puoi fare partita personalizzata in questa modalità. Allora mi sa che non si non può. So se lo se toccherebbe dopo magari provo a vedere qualche altra modalità in caso se mi Crab fa fare... Game lo possiamo considerare. Dopo provo a vedere se mi fa fare altre modalità su Fortnite con il no, perché quella di la password. Di Squid Game su Fortnite è fatta bene. Ripete sempre gli stessi giochi, cioè non c'è random. Cioè sono proprio i giochi della serie praticamente. Quindi lo fai una volta. Ne voleva fare Moro GTFO di nuovo. Dio. Sì. Sì, volevo riprovarlo. Vogliamo riprovare un po' così. E sai io cosa riproverei? Read or Not. Visto che è uscita la 1.0, o deve uscire la 1.0? No, esce? Beh, esce prima del 19 comunque. A sto punto. Cioè, alla fine non lo facciamo da un anno. No, quello lì lo voglio assolutamente rifare. Stavo pensando se farlo nella 12 ore o no, però... Ricordiamocelo. Perché lo farei quasi prima in live, io. È il 13 dicembre. Esce. Domani. Io l'avrei fatto in settimana, questa settimana qui addirittura. Oh, va bene, ma sai che cosa? Però io GTFO lo vorrei provare a rifare. Seven Day no, non l'abbiamo mai rifatto. Ma poi non è da quello lì in caso lo si prova la mattina tra l'altro. No, ma la mattina quello lì ma io ce l'ho riscaricato. Esce ogni volta esce, anche io ce l'ho scaricato, ma ogni volta ci cioè, abbiamo in coda tre giochi. E no, ma infatti è che lo dobbiamo quando fare quando vuoto, non ci abbiamo gente. Sarà il vuoto, prima o poi ci sarà non ci abbiamo giochi. Io ce l'ho sempre installato. Dubito, no, Ready or Not, quello lo facciamo. No, magari non nella 12 ore, ma quello lì lo riproveremo.
Poi io ho finito di scaricare tutto. Sì, mancano un minuto. Cos'è che merita? Midnight Ghost Hunt non l'abbiamo più fatto. No, vabbè, non c'è bisogno. No, bisogna poi essere anche in tanti. Sì, ma poi non serve. No, dobbiamo guardare su Steam se è uscito qualcosina, qualcosona. Poi io alla sera vorrei fare, anziché finire con TTT, farei un'ora di TTT, poi siccome magari tipo corro così devo andare via, poi magari farei l'albergo dopo. Vabbè. No, ma se vanno via, scusa, se vanno via tutti. È uscito no, anche il... L'albergo in sé lo puoi fare, TTT no. È uscito anche il nuovo Jackbox, credo. Non l'abbiamo già provato, scusa. No, a parte che no, non l'abbiamo mai provato perché non l'hai mai voluto giocare tu. E poi non è uscito no, ulteriore, credo. Un altro, ancora. L'albergo è quello lì delle domande, quiz. Sì. Cioè. È uscito il 10. Cosa c'è nel 10? Ma c'è in italiano? Adesso credo siano tutti in italiano da quello in poi. Sì, c'è l'italiano, infatti. Guarda, ho letto Ime che ha scritto Gibo è inutile senza leggere il passo dopo e stavo dando d'accordo. Allora c'è TKO2, Fixi Text, cos'è? Ma poi scusami, Battlefield Live nella 12 ore vuol dire fallire. Hypnotorious, Time Jinx e Dodo Remy. Non chi è Dodo Remy? Sono i 5 giochi che ci sono lobby, su vogliamo provarli? Però quello magari lo farei più nel pomeriggio perché... Non lo so, io ho ancora il 9 installato lì che gli avevano detto sì lo facciamo, non l'abbiamo mai fatto. Io mi scordo, su Steam a 99 c'è l'ultimo DLC di Guns, Gore and Cannoli intitolato Il Capo dei Capi, sembra non va bene per la maratona. Nel 9 cos'è che non, c'è? Poi non lasciamo stare Rob, Il Capo dei Capi, c'è anche il milionario da riportare, c'è il milionario. C'è il miliardario, sì. Sì. Nel 9 c'era Fibbage 4, Festa del Blef, okay. Poi Quicksort, Junktopia, Nonsensory e Roomerang, però non li Roomerang conosco. È bello. Sono i 5 giochi. Che l'albergo è proprio bello, cioè proprio bellissimo. Che non ce n'è altri uguale all'albergo. Cos'è Grounded Small? Cos'è? Sai cosa? Magari lo provo su Discord, Jackbox Party. Vedete un po'. Non è Grounded Small qualcosa? Non mi ricordo Grounded Small. Robby il vice capo addirittura. Moro Unifiti che proviamo. E che io sono d'accordo nel fare giochi nuovi, ma non voglio prendere la merda. Cioè, piuttosto che fare un gioco che magari mi fa cagare, preferisco fare qualcosa con la chat. Non abbiamo mai che fatto sappiamo che ci hanno fatto cagare parte qualche volta. Ma... allora, sì, ma è capitato pochissime volte, ma. Cioè anche quante volte abbiamo chiesto il rimborso? I giochi di merda che abbiamo fatto erano di merda, ma ci siamo divertiti a farli. No, io dico, cioè, piuttosto che cercarli per forza, se troviamo chiaro. Sì, ma se non li cerchi neanche, Marco, che cazzo vuol dire? Scusa. Quello è ovvio, ma che c'entra? Ma se non li cerchi, non. Ma chi è che non li cerca? Stiamo tu a parlare. Ma no, stiamo cercando insieme con la chat. Potente Termonacolo, oggi mi passerà la voglia di andare al sushi? Ma speriamo che avete rotto il cazzo con sto sushi. Dai, basta. Le foglie sono carne di albero. Sono dentro, siete dentro voi? La Koyaki Party dentro. L'avremmo dovuto fare una 12 ore. Guardi. No. Sei dentro? Marco? Sì. A posto, andiamo. Prima c'era il combattimento da solo. Si chiama Small End Survival in the... Ma se è il vero, survival il nella 12 mi è arrivata ore, la so. Mail ieri. E che sì, survival è sempre quello il problema. Cioè, il survival nella 12 ore è sempre che per poi interrompi. E che costa comunque 21 euro, mi pare, sconto. Quindi. Passo da qui. Possiamo prendere quello e la e basta. Scena, moro. Oh, porca miseria. Volendo possiamo prendere quello e basta. Tanto se poi dopo magari lo facciamo nelle mattine, ci sta. Ci può stare. Sì, ma le fai nelle mattine. Lizard, ti ripeto, abbiamo 3 giochi in corso. Lo so, lo tiri lì intanto. Però sì, lo prendiamo adesso che è in sconto. Provichiamo, però, perché no. Non proviamo nella 12 ore e poi vediamo. Veleno, Orco giù, vabbè, prendo tutto. Bene, va vediamo bene. Se ha senso. Scivarli un'oretta. Ancora giocato assieme? Sì, ci può quest'ora. Ma giocare assieme volevamo fare anche Fortnite, quindi visto che no, ce quanto l'avete è tutti là scaricato. Che vabbè, schifo sta ti cosa. Ci puoi spostare lì tu, Ah, già che si può muovere. Però tanto mi sa che Fortnite, visto che ce l'avete tutti scaricato, si può fare.
Mecengino. Probabile. Ma tanto si spera che entro domani lo finiamo. Quindi. Sì, domani nel dubbio lo scaricate... scaricherò domani mattina. Se non mi ricordo, lo faccio durante la rassegna. Vabbè. Quello. No, è meglio il mio. Allora, è meglio il mio. È meglio, sì. Te lo provo in grafica, sì, è meglio. Io non ce l'ho scaricato. Chi? Sei l'unico al mondo che non ha scaricato Fortnite, Givo. Boh. Probabilmente in questo momento. Ma adesso poi veramente sì. È proprio figo adesso Fortnite, secondo me. Volete che piglio... No, no, lo prendiamo noi. Vabbè, prendo io. Adesso scompare sicuro, eh. Non ho più spazio. Per forza, tieni 7 Battlefield, sì, tieni. Non ho più spazio. Adesso Fortnite mi sta proprio divertendo, perché poi ci faccio un sacco di cose. Cioè, apri Fortnite e puoi fare tante cose, non è solo quello adesso, quindi mi diverto proprio. Quando ho quella retta lì entro sempre a giocare un po'. Pezzi di merda, sono pezzi di merda. Caricatelo per la 12 ore perché faremo, giocheremo assieme. Colpirei il Ranger. Però non scaricatelo in più di 50, così... Ah, se avete Amazon Luna, sì, c'è effettivamente. Bello anche gli effetti di questa freccia. Su Xbox Live, su GeForce Now, dove vi pare. Però su Luna potete giocarlo gratis, credo. Cioè, con il Prime. Beh, a Fortnite non è gratis sempre, da prescindere, no. Ma il cloud no, Marco. Cioè, il servizio lo devi pagare. Vabbè. Per giocare a Luna servirebbe una bella connessione. Gibo, tu sei veramente... C'hai 2 mega, cioè io non so come vivi tu. C'ha il un hacker che c'ha il PC rotto e la connessione che non funziona. Veramente non ha senso, Gibo. È veramente una barzelletta. Ah, ma erano tutti difesa magica. Cazzo. Ma quello no. Oh no, ok, che non possiamo. Io ho provato un gioco su Luna, certo, con Prime ed è non giocabile. Magari la connessione non. Forte del cosplay con tutto, compreso cellulare. Sì, evitato di giocarlo da telefono, ragazzi. No, però volendo è cosplay con tutto. Daniello gioca da Switch, per esempio. Infatti, Switch, sì, Daniello gioca su Switch. Infatti, fa cacare. Pensa, tu giochi da PC e fai cacare lo stesso, Moro. Quindi, qual è la tua scusa? Però sono un campione. No, nel far cacare. Moro, sì. No, usiamo le barbe, perché qua non possiamo permetterci di perdere vite. Io l'ho provato su Switch comunque. Beh, forte, Lego... e non riuscivo a giocare. Però, effettivamente. Lego lo puoi giocare tranquillamente da Switch, credo. Lego sì, io, tanto è un survival, è più tranquillo. Anche se ha i suoi momenti, mi sa, è belli. Sì, ma comunque. Gli altri. Cioè, non so come puoi giocarlo. Io su Switch più che altro era ancora pallina, il periodo delle costruzioni, facciamo cagare. Guarda come ti tiro la palla. La palla quella. Ho messo il cappellino. No, ma io quando ho giocato Fortnite era c'era ancora la modalità costruzione. Io non so come, cioè sono presi benissimo per la modalità Guitar Hero. Anch'io ieri mi sono preso bene. Anche a me che a me non piacciono quei giochi. No, per me è terrificante. No, a me piace. Ma anche io mi sono divertito. Cioè, usare due mani così non. Puoi cambiarle, è uguale, ho provato a metterle su una mano e basta, ma proprio per me impossibile, non mi ci trovo. Dai Alieza. No, chi era Moro? No, no, io mi trovo cioè mi sto divertendo abbastanza. È una cosa in più alla fine, non è che. No, no, per carità, però non mi piace proprio. Questo mi fa perdi l'attacco. 2 danni d'attacco. Però c'hai uno di forza. Non lo so, vedi tu. No. Potrebbe avere senso anche quello. Usa il pad, sei pazzo, è ancora peggio col pad. Ma io non capisco perché non abbiano fatto tipo DDR. Tipo Dance Dance Revolution, cioè è veramente brutto come l'hanno fatto, non capisco. Tanto adesso hanno detto che c'è anche il supporto per gli strumenti dal 2024. Dividi. Già lì avrà più senso. No, no, ma io comunque mi ci sto divertendo. Ancora Starco del Merda. Ma lo stesso di. Io mi ci sto divertendo. Cioè, comunque, ogni tanto mi scappano le dita. Da però... pad i tasti sono destra e sinistra del D-pad e X e B. Cioè, come cazzo ti viene in mente? Mio. No, ce l'ho già una. No, non la do più a te. L'avrei usata subito. Questo. Con il pad è una merda. Con la tastiera
Tipo, io ho giocato un sacco a DDR anche su PC con la tastiera. E giochi con le freccine. C'hai destra, sinistra, su e giù. Ed è molto più intuitivo come cosa. Però se devi usare quattro pulsanti con le freccine è un casino, perché sei tutto incastrato. C'ho quattro pulsanti, le freccine. Ma devi incastrarti le dita, come fai? No, usi una mano, usi. Ho capito, ma il pollice così devi usare, come fai? Ma che pollice? Usi le tre dita come per usare le freccine. E so quattro però i tasti. Quindi... Ma mica le devi premere quattro insieme? Sì, invece, se fai professionista, sì, Moro. No, certo. Cosa no? Certo sì. Che devi fare, come fai a giocare? Ragazzi, su console non ci sono, non puoi farlo di base, premere due tasti... Ma la cosa professionista, devi premere più tasti insieme, anche come fai? Non stai pensando ai livelli superiori. Sul pad come fai? Non lo so, ma sicuramente è un problema allora, perché quattro tasti insieme li devi premere da professionista. No, non arrivano. Come no? Me l'ha detto Vector che l'ha provato, devi premere quattro tasti assieme. Io gioco a difficile, non gioco a professionista. E come fai su pad che non puoi fisicamente premere. Però comunque anche cioè la sequenza è comunque così, è una merda, Moro. Almeno così hai la mano. Ti assicuro di no, sul DDR era così e non era una merda. Io mi trovo meglio a mettere le mani rilassate. Il DDR aperte, è il papà di questi giochi, quindi avrà delle shortcut il pad. Non penso sia una buona idea avere delle shortcut per un gioco ritmico. Comunque non serve avere il layout in fila. Ripeto, DDR lo uso il punto, fate voi. Venivano giù in quattro. Ce l'hai uno? Sì, lo so, è che lo spreco, vabbè. Perché ne hai usato un perché altro? Perché hai usato il punto? Mi sembrava di essere a zero. Vabbè. A me serve mentalmente. No, anch'io preferisco in fila. Vabbè, quello perché ti sei... Anche a Osu preferivo, era così. Questo Osu è livello 1. Ma come fa a essere livello 1? No, livello 3. No, ma fuori era livello 1. Aspetta, faccio il tiro perforante. Provo a vedere se mi viene. Oh, meno male, così colpisco anche quello dietro. Non si può usare il grilletto anche. Ma figurati se devi metterti lì a pensare anche al grilletto. Che casino mentale che ti Io sinceramente preferisco avere la mano aperta che la mano incriccata. Però sono io. Ma a parte che li puoi impostare. Però il discorso è le frecce che scendono giù invece dei quattro cosi. Secondo me è molto peggio. Sì, comunque li puoi modificare sempre, sia su console, sia su... Cosa? Vieni da me. Si è messo davanti a Mark. Perché c'è uno di vita. Io con chitarra uso i grilletti, la chitarra non l'ho mai usata. Ci può stare. Ma poi perché Marco non ha già fatto? Sì. Sì, ho fatto la perforazione, ho colpito quello davanti e il capo dei capi, il dietro. Curati, Marco. Non posso. Vabbè, posso fare... Se faccio provocazione però mi ammazzano a me. Ma non hai vita. Prendi la barba. Non posso. Non puoi? No. Allora. E non fare provocazione. Io muoio, però. Se no, attacca il truffatore. No, uno di quelli dietro. Uno dei due dietro. Riuscirà questo raffreddore a passare senza diventare effettivamente un malanno? Un bisonte sottoterra cosa fa? Muore. Non è una bellissimo termorato. Ammazzo. Vabbè. Sì, vabbè, va bene comunque. Anche se lo ammazzo. Non serviva comunque perché faccio il danno da Ale, quindi. Vabbè, toccava a lui. Se no, vabbè, no. Io comunque nel DDR online ho sempre... Io no, io ma sempre... perché mi trovo meglio ad avere la mano aperta. A me l'unica cosa che dà fastidio è che essendo divisa ho due lettere in mezzo. Io dovrei togliere le due lettere in mezzo e dovrei impostare. Ma a parte quello mi trovo bene io. Cioè, perché così mi scappano le dita, so, ogni tanto metto la mano non, in quelli non in mezzo. Mi ci trovo bene, curati, però Mark, il fatto che uso due dita, indice e medio, forse, non lo so. Cioè, probabilmente sarebbe più facile con sei se tasti tiro una bomba velenosa, e uso queste dita qua. Con sei tasti forse sarebbe meglio. No, forse Prova. Loro... Provo. Non ho preso la bomba, ho sbagliato. No, vabbè, non hai preso la bomba. Ho fatto tiro perfetto almeno. Comunque anche nel DDR non ti vengono mai. Cioè ti vengono da premere due tasti insieme al massimo. Perché sul DDR giustamente usi i piedi e non hai. Oh cazzo, ma ucciderli subito. Sono forti questi adesso, Devo ricurarmi di nuovo io. Sì. Allora sono. Ma no, puoi andare in giro a prendere un po' le barbe. Perché so. Uccidine uno. Non lo stavo guardando, mi devo curare, ma... Dopo mi devo mettere i tasti di fila, però. In devo realtà puoi a giocare uccidere... Potresti provare a uccidere il Palugoblin.
Quello lo uccido. No, quello da 36. Più quello da 36, però non ho punti. Posso perché uccidere... gli altri due potrei ucciderli io, gli altri due. In alcuni tasti giochi a ritmo si può premere tutti i tasti insieme per delle combo. Sì, dipende dal gioco. 30 facevo io. No, non lo so, non sono sicurissimo. Vai sul sicuro, si attaccane uno. Io potrei uccidere anche il... Allora, vado sul sicuro, uccido il Palu Goblin, però... Io con perforazione potrei uccidere il Palu Goblin e quello dietro. Faccio un perforatore, perché metti che non lo uccido, lo colpisci tu, uccidi tutti. Sì, esatto, sì. Aspetta un attimo. Quello di Fortnite no, comunque, se premi tutti i tasti te lo dà sbagliato. Cioè, se premi a caso... Quello per... dietro. Intanto non la dice, visto che ce l'ho. No, sono quello davanti, perché sono quello dietro. Su quello il truffatore goblin. Così no, colpisci sia il Palu Goblin che... Ah, ho paura che quello davanti non lo uccido, no, faccio 8. Non so. Scusa, c'hai 0,25, minchia, non fai 8. Non c'ha difesa magica. Ma che palle, hai usato due punti e hai fallito comunque. No, è andato bene comunque. Ciao, Morgo. Tutti i punti ha usato questo infame. Barbeggio. Eh sì. Anche ne avevo altre tre, per carità di Dio. Vado sul trinciapalle o no, vado sul Palu Goblin? No, facciamo fuori prima quello. È che ho paura che di tanto li ributti fuori. Che poi è tutto inutile se non andiamo su di lui. No, ma non è... È un necromante lui? No, li cura. Chiaro, proprio fullato. Non è il necromante lui. Sì, l'ha proprio fullato. Facciamo fuori il Palu Goblin. Uccidilo. Madonna, che tiri. Che schifezia. Uccidilo, che sennò lo cura. Faccio la raffica. Sì. Buono. Ma lui si è curato, è vero? Oh, sì. Veleno. No, no. Io ero già avvelenato, mi sa, eh. Io devo spostarmi sì, assolutamente, tu sei già avvelenato, perché... Devi ricurare ecco di perché nuovo. C'hai. Sì, mi devo ricurare un'altra volta. Hai tiri di merda. No, io non sto facendo tiri di merda. Per forza, cioè, c'hai i tiri abbassati col veleno, Marco. Ma però l'ha fatti giusti. No, li ho fatti tutti giusti. No, sì, però c'hai i tiri di merda. C'hai con il veleno ti abbassa tutte le statistiche. Il danno, dici? No, ti abbassa allora. Tutte le statistiche per colpire. Allora. Io mi ricuro. Dopo il prossimo turno usa la palla. Potrei usare no, la... No, in realtà no, perché no, non no, si perché è preso il veleno. Lo riavvelena. Finché non sparisce. Potrei usare la bomba. No, perché hai usato, la panacea, non puoi usare. L'hai usato la barba, okay, non puoi usare. Sì, ma tanto poi immuna tutto. Bello. Vabbè, fai danno, comunque un danno doppio. 17. Ma cacati. Bastardo. Ma schianto su armatura non... No, beh, non ha l'armatura. Gliel'ho già fatto. Gliel'ho sì, gliel'ho tolta no. Per quello. Sì, 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 sì. Godo. Facciamo così. Banzai! Si nasce. Ah, tu c'hai difesa magica, è vero. Di tirare la bomba. Non la sprechiamo. Perché al prossimo la uccidiamo, quindi. Ha. Bestia. Sto buscio de culo. Amortacci tua. La puttana, uccidiamola adesso che tanto... C'ha di nuovo l'armatura, livello. Però ce la facciamo in teoria. Anche con l'armatura dovremmo farcela tra tutti e tre. Sì, in caso usiamo la tenda fuori, poi tanto lo andremo. Io per recuperare barbe di vino. Sì, facciamo la tenda fuori. Buona. Che sale di livello. Marco sale di livello. Non lo so, magari da un sacco. Ah, è vero. Nuovo livello, vedi. Però non t'ha curato al veleno, nuovo livello, mortacci. No, quello non lo fa mai, mi sembra. Fa cagare. Vabbè, questo lo si vende. Basta? Vabbè. Beh, abbiamo tolto i veleni in giro. Sì.
Non ci sono ancora, però. In realtà, no, quelli rimangono. Ah, quelli rimangono. Allora, comunque il castello aspetta. È livello 6. Prendo la panacea. Il portone è livello 6. Sì, panacea la me la piglio. Andiamo in giro. Dobbiamo salire qua intorno. Perché ha usato anche la barba? Strano che sia solo questo. Ah, così in giro. Ha usato anche la barba, perché se clicchi troppo veloce ti usa anche l'altro oggetto in sequenza. Ah. Mi ha usato anche la barba divina. E niente, è buttato via. Sì. Vabbè. Bisogna dare un click leggero, perché sennò ti clicca due volte. Cioè, ti prende in sequenza anche l'altro. Due volte. Si vede che ho cliccato troppo veloce col click. Ma ha preso due oggetti in sequenza, giù. Nella barra veloce. Ho premuto la panacea. E si vede che però ho premuto troppo veloce, mi ha cliccato già la barba divina successivamente. Mi ha dato un po' di barba divina. Era meglio se... vabbè, sì. Tra l'altro ho trovato una caverna di livello 5 qua in giro. Potremmo sotto, fare il bisontauro? Sì, no, è vero, c'è era lontanissima, era, ragazzi. Fa vedere. Qua giù è. Che è lì sotto, un po' di passi mena, però, Non c'è un pozzo, vero, no? Andiamo a fare il bisontauro. 4. Ma al castello possiamo prendere cose, no? Vero? È la missione finale, credo. È la missione finale. Allora, dobbiamo girare per trovare una città, per forza. Provo a fare un tiro perforante. Oh, meno male. Tanto adesso in teoria se ce la faccio gli tolgo l'armatura. Ah, aspetta, facciamo così qui. Eh sì, pratico, dobbiamo infatti andare a esplorare le città e fare le missioni. Harry, effettivamente è un peccato non andare nelle grotte con Lucchetto. Facciamolo chiave, anche la chiave. Sì, l'avevamo trovata, l'avevo presa. È tutta indietro, mortacci di Pippo. Però se dobbiamo farmare a sto punto conviene, Ma non voglio tornare dove siamo già stati, voglio andare a esplorare le nuove. No, secondo me qua intorno c'è roba. Magari ne troviamo un'altra. Hai ragione, Sorcio. Perforante serve solo se c'è uno davanti, hai ragionissimo. Sì, non lo faccio più. Ho fatto comunque 26, però. Sì, perforante, gli faccio anche l'armatura. Però gli ho fatto, effettivamente gli ho fatto 26 col tiro perfetto. È fuorviante, il perforante è che perfora e attacca quello dietro, non è che perfora l'armatura. Però effettivamente gli faccio comunque più danno col perforante. Vabbè, se lo faccio giusto conviene comunque. Ho fatto critico, ok, allora solo per quello. Non fa più danno di default, comunque. Sembra strano. Ma pezzo culo! Fallito. Fai vedere? Sì, il perforante fa... No, in realtà no, sono 30 danni, no, era solo il critico. Toh! Col criticone. Ti ho smontato tutto. Carino. Posso usare lo scudo anche volendo. Però fa meno danno. Sì, ma non ti conviene. Vabbè, la tengo lì. Poi. Ah no, che okay, pensavo fosse uscita un'altra. Allora, vediamo un po'. E dobbiamo andare sopra e vedere un attimo. Facciamo il giro di qua, vediamo. Perché di là? Facciamo il giro intorno, vediamo. Vabbè, sarei andato su, perché intorno? Però non c'è niente, non ci sarà niente. E vedere se c'è qualche città più che altro. Ma non sarà intorno, saranno. Ma che ne sai? Ma non possono essere intorno. Ok. Sarei andato. C'è uno scrigno lì, Dove? Sinistra nostra, Moro. Sopra la pozza. Ma se gli Ezzar è andato di là. Andiamo dagli Ezzar. Va bene. Ah, mi prendete tra l'altro. Sì. Tanto siamo al 5. Vediamo prima gli uccelli. Anche se l'altro è velenoso, sarebbe da far fuori il prima possibile, lo stronzone. Liezar, spostatici tu in caso lì. Aia. Io non ho ancora l'armatura, forse, ragazzi, vi ricordo. Riesci a uccidere l'uccello? Con il colpo potente se lo faccio bene. No. Ezzar, spostati lì avanti. Speriamo riesci a dargli la scossa, almeno fallisce magari i tiri. No. Ando.
Godo. Fa male. Fa i tiri. Dai, dovremmo ucciderlo. No, ma scusa, prima nella cosa col boss non ne ha tirata fuori mezza. Ma magari l'ha tirati fuori, ma era tutto velenoso, non li vedevamo. Non no. Lo so, non mi ricordo però che abbia fatto il gesto. Pene. L'erba ciuccia, miss. Oh. Queste cazzo di erba. Il capitolo è l'ultimo. Sì. Ultimo per ora, poi magari usciranno in futuro. Vi è giù. Andiamo a fare l'accampamentino lì. Sì, il problema so sempre che mi serve equipaggio a me. Sì, appunto. Non credo ci prenda. Non lo so, no, abbiamo lunghe... Sì, però andato non ho punti, quindi vabbè. Non posso arrivarci. Che magari nella grotta troviamo qualche equipaggiamento. Cagare. Lieza non è una pergamena per la mappa? Non lo so se ha le pergamene. Lieza non è quello delle pergamene, ero io nella scorsa. Dai, sono quello dell'alcol. Dai, che palle! Ma che stronzi! Pergamena purificatrice boss. Uso il punto? O li tengo? No, ma tieni, tanto sei qui, facciamo un passo uno dopo. Sì. Ciao Draco. Ok, no, quello è buono. Prendi tu Moro quello. Sì. Eccoci. Sono quelli del fulmine mortacci. Questi sono bastardi, Meno male che stanno fallendo. Perché se ci tolgono un tiro, ecco qua. Ecco qui. Io non posso più colpirli, ragazzi. No, non attaccate mai quello in mezzo. E cosa cambia? Perché se me lo uccidete io poi non posso fare il danno d'aria. Lo so, però è quello che aveva meno vita, mi sembrava lo più logico. E niente. Usa i punti tu, maledetto, c'è la radice. No, l'ho già usata. Non ce l'hai più? Non sei anche salito? Com'è possibile? Ah no, tu forse... Sei tanto anche salito? Non posso fare niente, ragazzi, quindi... Fai la provocazione al limite. Non posso fare niente. Ah, neanche quello? No. Ah, già, devi fare il tiro lo stesso. È la cosa brutta di avere un'arma con due o uno... No, non c'entra, è che mi ha fatto l'elettricità. Ho capito, ma con l'arco puoi comunque provare a colpirli. No. Perché qua, tipo io ho tre... No, se ti mette l'elettricità non puoi farlo. Vabbè. E ci moriamo qua? Mi sa di sì. Io vabbè. Mi sposto per tankare il danno, ma tanto non posso fare un cazzo. C'è le bombe in caso. Però anche quelle c'è il lancio. Palle. Loro manco per qui devi fare perfetto, vabbè. Non lo so, sì. Magari boh. Perché mi pare c'è il alcol, qualche roba. Sto vedendo. No, una che mi cura e l'altra che fa più danno. Se faccio culo li posso uccidere. Ma che sfiga di merda. Qui sono proprio bastarde ste challenge qua comunque. E niente, anche lì... sei immune tu. Fammi provare a fare la raffica. No, non fai niente di danno alla raffica. La raffica. Meno. Tiri-ti-ti. Ah, poi mi passa sta cazzo di scossa. Mi sa che no, eh. No, sì, sono sicuro di sì, non so quando. Ecco, qua salta adesso, ma mi ricolpiranno sicuro, No.
senza sound. Curati, poi. O facciamo fuori la tenda. No! È meglio che mi curo. Sì, curati. Tanto la, la birra. Cioè. Se vuoi prova, però, perché c'hai 3 di difesa. Ma intanto la... Che ho fatto? Boy. Hai usato il... Hai curato tutti al 100%. Ho confuso dietro. Tutti. Bro. Ah, ma era... Vabbè. Vabbè, sti cazzi. Non le spiega queste cose. Sti cazzi più o meno. Adesso mo va a vedere se attacchiamo. Dati tutti, addirittura. Sì, ma lì. Ancora. Bella però quella cosa. Cavolo, cura tutti, ripristina tutto, fighissimo. Sì, era ricarica totale al 100%. Sì, ma pensavo solo alla vita e vai non su, pensavo anche ad aria, più che altro. O giù, non lo so, credo su. No, andiamo su, facciamo giù su. Giù c'è una casettina, ma credo sia quella del porto, tipo da... C'è un campamento con un trollone, quasi quasi, quello secondo me è buono, Vai alla statua, tu. Mm-hmm. Aspetta! Perché? Perché tu ce l'hai già, in realtà. Non è la statua del... Non c'entra niente quella. No, questa ti dà semplicemente l'esperienza e un tipo... due vecchie, Marco. Sì. Devo fare l'imboscata, in realtà, però. Non è la struata della Madonnina. Intanto quella va a vendere il secchio. È morta veramente male da me. È morta con la faccia nella pietra. Sì, allora è uguale per tutti, ok. Incredibile che sincronizza le animazioni così, comunque. Eh sì. Vabbè, easy peasy. Sì, mi sono preso 21 cazzi. Allora, guarda la spada come twerkava. Chat, voi twerkate? Buono, ho fatto un livello. Andiamo sus. Spesso ovvio. Ban per chi dice sì. No, perché? Andare di qui, vediamo. Perché doveva essere ban per chi dice sì? Potevi andare a destra, bastardo. Volevo esplorare. Ma... Prende a distanza. Lui sì. Vabbè, sì, c'ha l'arco. Per ogni mattina appena sveglio. Io sarei andato alla grotta, comunque, ripeto. Potrei. Di lavoro. Ma la grotta è... Devi tornare... ma non me ne frega dentro. Niente, almeno mi facevo l'equipaggiamento, faccio cacare. Ma l'equipaggiamento diciamo lo fai anche lì, Bisontauro. E se ci prendi, sì. Ho visto. No, non mi prendo, devi venire tu qua. No, non prendo neanche Mark. Vabbè, adesso mi avvicino. Prendo io, in caso. Tutti questi passi eravate già arrivati alla grotta, infatti. Sì, May. Eravamo già arrivati. Sì, eravamo già arrivati alla grotta, ma avevamo fatto roba inutile. No, la grotta comunque era esperienza ed erano oggetti. Sì, ma avevamo perso. Magari troviamo anche un mercante dentro la grotta. Che fino adesso non avremmo fatto nulla. Sì, vabbè, abbiamo trovato la statua alla fine. No, ho fatto anche un sacco di combattimenti, muore salito di... Beh, i combattimenti li facevi nella grotta comunque. Sì. L'unica cosa che ci hanno persi è la statua, per davvero. I combattimenti quelli li fai apposta. Cazzo, sono due. Porca troia. Marco, vieni. Ah, è vero, devo spostare. Puoi spostarti anche te. No, era meglio. Sì, sì, sei dopo di me. Sì, secondo me era. Cioè, l'unica cosa è la statua che comunque, per carità, ottima. E la speranza era più trovare una città, non l'abbiamo trovata. Oddio, prendo tu. Che casino. Gacchio. Questo me lo dico in testa. Gacchio. Vabbè. Vabbè. Fatto quasi più di riflesso tu. Sì. Dai. Buono. Che gli ho tolto pure l'armatura. È nudo come un pollo. Matalo. Por favor. Matalo, te dico. Pezzo di merda, Lizard, che sei un bastardo.
Imbecille. Vabbè, lasciatelo vivo, lo attacco io dopo. Nella grotta sono uscite le cose natalizie, no? Su Fall Guys. Forse è arrivato il momento, ragazzi, di fare anche questo qui, comunque. Perché non è possibile. Poteva scrivermi a sto punto anche qualcosa di Jetpack Joyride, già che c'era, questa maledizione di donna. Ipno. La giustizia ha fatto lo suo. Sì, dovresti scriverle in chat. Perché te. Sì, devi scriverle in chat. Sì. Ma figurati se scherzava. Per mia sorella Mary, ingiustamente incarcerata. Cioè, c'è Walter, il ragazzo di Mary, ha mandato la foto di. Il TV 86 pollici in salotto. Con Mary che gioca Jetpack Joyride su 500 euro di PlayStation 5. Vabbè, poverina. Ma, poverina, sì. Eh beh, ma non si pigliano senza 6 million. Ora adesso vedrai a Capodanno. Maledizione della merda. No, Melo. No. Oh. Dai, è andata anche altrettanto bene. Che non era la parola adatta, però. Wanama! Oh, no. Sono molti tiri e fa molto danno, però. Allora, sì, mi toglie lo scudo, ma minchia, il doppio del danno. Sì, sì, no. Tanta roba. Vedi... Questi tu non ce li hai, per me. Moro, mi date però qualcosa a me? No. Che avete voi nelle vostre saccocce? No, Marco, perché sono nudo io. E lui non ha ancora la. Fatti vostri, sto perdendo fuori come niente. Io. Ti do i miei, ti do che fanno cacare. Allora, aspetta, veramente, fermati. Comunque, eh. Veramente un dan. Cioè, una run figa, per me sfigatissima proprio. La peggiore. Tu? Quanti ce li ho? Sì, sono quelli critico, rigenerazione, immunità, vari rod. Qui io ho due armatura, due attacco. Però non ho più l'immunità e non ho più il critico. Che immunità che Immunità al bagnato e al sanguinamento. Che sti cazzi, il critico di quant'è? Critico 12 e due rigenerazioni. Beh, io gioco su 24 pollici, io, cioè, anzi, fino a due settimane fa giocavo su 22. Stivali non ne ho, quindi qualsiasi cosa mi dai. Mi toglie due di velocità, però, questo, vabbè. Il fatto è che non mi servono a niente sti stivali, cioè mi danno un po' di armatura, un po' di vitalità, ma mi tolgono velocità e forza, che non mi danno forza che non sì, che non ne ho proprio, quello è il fatto, però. Bel codice. Avete un'armatura anche di riserva? Eccolo. Avete un'armatura anche che non usate più? No, credo che la vediate tutto. Di cosa? Di armatura che non usate più, no. No, se no te la davo. Dove faccio il passo? C'ho gli elmi. Quanti ne hai? Aspetta, c'ho elmi. Ma gli elmi non mi interessano. Gli elmi c'ho 3 danno d'attacco, 3 danno riflesso e immunità ai furti. Vabbè, comunque danno d'attacco. Se vuoi armatura e resistenza, io c'ho. Ma perdo i danni d'attacco. Sì. Preferisco fare quelli. Vabbè, allora levati e passa il turno. Vado qui. Perché? Così. Era la scelta più sbagliata andare lì. Di star fermo. Dobbiamo andare a sinistra, non andare. Perché dovete andare a sinistra? Ah, per andare a esplorare. Facciamo il giro. Ma 4 mostri ti sei ciucciato, Ipno. Ma ti pare il caso? Dai. Effettivamente. Fa male, eh? Ti brucia. Ma sono tutte quelle robe lì che sono i codici che ha trovato sulle monster per Call of Duty. Ah, ok. Se volete. Cimitero del guerriero, cos'è? Guarda, Moro, come mi ignora. Che schifo di passi che fa. Se non fosse un posto sicuro, a parte che non l'hai mai pensato. Ragazzi, mi tolgo gli stivali intanto che ci muoviamo, per l'amor di Dio. Sto per drogarmi. Ma cosa sono codici Steam Run? Non spammare robe a cazzo, però, Ipno. Cioè, del va bene, però, occhio. Quello per chi è Marco. Che ha più... Marco. Sì, il problema è che mi devo togliere gli stivali. Se no non ci arrivo mai più. Vabbè. Inutile andare di là.
Ma Vector, le abbiamo detto noi di farlo, Vector. Non c'era bisogno di cliccarlo. No, non gli ha detto nessuno di farlo in realtà, però. No, sì, gli ho detto di sì, di metterlo in chat. Codici di Steam. Non pensavo di averne migliaia, non pensavo ne avesse così tanti. No, ma sono, sono codici di Steam random quelli, non so cosa. Più che altro, cioè, gli ho detto, non ti mettere a spammare tutte quante robe che hai, però. Sì, ma gli comunque i codici sono, sì, ma mettile su Steam. Ormai se lo metti in un chi l'ha riscattato, chi l'ha riscattato, che codici sono? Mettili, sono random, ha detto, ma mettili piuttosto, mettili su Discord o su Telegram, che sì, qua intasi la chat e basta. Vabbè. Magari riscattare dei before. Non penso si possa riscattare più mai, ormai. Mi pare un gioco di Takoyaki, aia, Takoyaki Party. Non credo. Da... uso un punto, sì. Non credo sia un gioco di quello di Tricky Tower. Bella cagata. Ho anche usato il punto. Ma anche su qualunque chat, Cold. Ma non credo a caso, cioè da qualsiasi chat, mi sembra strano. Che sono chi viene, sa anche chi viene. Guarda, ne provo a riscattare una io, giusto per lui. Codice prodotto duplicato. Non già preso i bot. No, infatti avevo chiesto in chat chi l'ha riscattato, cos'era, ma non ha risposto nessuno. Sono codici tutto di pacchetti medico. Di key random, non ho controllato di cosa sono. Ma dove li hai presi, scusa? Oh, Humble Bundle può essere. Ah, tipo quelle robe lì? Viandante guaritore dovresti andarci tu, Lizardly. Dov'è? A destra. Ah, non serve anche. Ma perché devo andare lì, Lizard? Perché è quello che c'ha vitalità. Sì, no, dovresti andarci tu più che altro. Ah, perché dà più, nel senso che te li aumenta totalmente. No. No, ti cura, ti cura. Cura e basta. No, ma non mi serve, non lo uso neanche. No. Non sapevo neanche di sta roba dei bot, sinceramente. Non lo sapevo che ci fosse. Cioè, proprio quelli, ecco, quindi quegli spettatori che ci sono sempre sono anche bot che riscano. Ah, okay. Grazie quel ragazzo, grazie, ciao bello. Luke. Ciao Luke. Devo provare il tuo giochino poi. Non c'è un cazzo qua in giro. Bisogna prendere la barca e andare fuori dei coglioni. Ah, mi so. C'è però c'è quella lì incatenata. Non potevamo aprirla? No. Cioè non credo, incatenata è bloccata. A sto punto andiamo giù. Andiamo alla grotta se c'è ancora. A sto punto sì. C'è la grotta non va via, in teoria. Tanto non abbiamo fretta, cioè non abbiamo ancora neanche un caos, quindi. Ma magari troviamo un negozio dentro la grotta, quello spero io. Pippo, pippo. Andiamo verso il basso, prima che arriva giù raccatta tutto. Esattamente la grotta dov'era? Aspetta. Tutto giù. Proprio... ah, eccola lì. È uno solo, ammazza sicuro. Piro piro po piro po pippo, piro pippo piro pippo. To. Godo, no. La uso, guarda. O te la tengo per te, Liezo? Sì, dalla me più che altro. Te la tengo per te, dai. Settino posso fare ancora? Che rumore era? Hanno messo i ragni, le cose porche. Non sono cose porche. Arriva un altro. Questo dici tu.
te li trovo. Sono sporche, non porche. No, la sacerdotessa mi rompe il cazzo. Ta-ra-ta. Non so se riscattare o meno lo gnomo delle feci. È una scemenza, fai tu. Ci arrivate qua. Prendete voi. Le ore ci mettiamo. Vai tu, Moro, non importa. La grotta dov'è? È troppo lontano. Cioè, conviene che vado io, mi sa. Oddio, stellare l'abbiamo comprato le cose. A Stellaria abbiamo comprato le cose, le barbe. No, perché siete. No, non ci siete passati. Compriamole. Voi. Lo compriamo. Poi sarà io sto arrivando alla grotta piano piano, Cioè, se volete vado prima a Stellaria, però i soldi ce l'ha Moro. No, ma va Moro. Devo andare io. C'è la casella col lucchetto, dov'è? Ce ne sono due di casella. Casella col lucchetto. Quella lì abbiamo la chiave, possiamo fare cacca. No, ne. Come no? Ah, questa qua, no. La fognatura reali? Quella lì non è con la chiave. No, non credo. La chiave è per dentro. È per dentro la grotta la chiave. Cioè, ci posso provare ad andare a vedere. E chi era Peppe? Che? Era la statua di Peppe. Moro ha due livelli in più, raga. Sì, è vero. Moro ha due livelli in più. Posso provare ad andarci o posso andare direttamente a Stellaria? La chiave dovrebbe essere anche quella, non è sicuro però. Prova, tanto arrivo io. Perché prende il nome dei nostri personaggi vecchi. Che missione si mette l'ultima? È l'ultimissima campagna. Ok, vedi un po'. Oh no, hai disturbato il cadavere. Cazzo. Hai preso anche tutti quelli... Ah no. Chi è? Hero of Farul. Mamma va... Ma testa di pazzo. Hero of Farul. C'ha 90 di vita. Ma è il suo nome. Vabbè, adesso vero. Fai tanto. È il suo nome vero. C'hai taglio pesante che dovrebbe sanguinare, che non è male pure quello. Questo è figo, però. È parità, c'è anche 90-90. Ma aspetta, non è. Ma aspetta, ma è uno di noi, Non è uno di noi vecchio. Sei tu, Liezar, con la balestra o solo tu? Può essere, ma. Solo tu mi pare con la balestra. Sì, sì, Liezar, è Liezar. Sì, sì, mi ricordo che era vestito anche così. Figo, però, sta cosa. Se... Ma è uno scheletro, può sanguinare. Non c'ha debolezze in realtà. Cioè, non c'ha immunità. Vabbè, tanto colpirò. Sì, sanguino comunque. È figo, sì, 40, Cioè, ti ha fatto 25, ma tu hai l'armatura. Va bene, dai. Io faccio di più. Sì, minchia, 40 era tantino. Non male. Fa cacare. Prendilo, tienilo. Ho fatto equipaggio. Oh, fa caccare questo. Come hai fatto equipaggio? Devo toglierlo, aspetta. Adesso sono in nudo. E Simone è peggio di Bioster, sì, 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 assolutamente. Maledetto il merdaccia schifoso Simone. Gli esplodesse il culo almeno 7-8 volte a quel bastardo. Tanto equipaggio. Vediamo un po'. Se mi avete fatto scammare, andatevene a fanculo, bastardi. Avete fatto perdere un turno. Hai trovato Simone, quello nostro, morto. E quindi ignoro la cosa, vado vai verso giù, il grotto. Vai vabbè, appunto se vai in città prendi le tue barbe. Sì. Vabbè sì, se vado... Tanto i soldi ce li hai per prenderle tutte e tre. Uno che ci ha truffato per Capodanno, Ciro. Me ne lascio una, le prendo tutte. Prendi tutte. Non si chiama Simone Mattiocco. Aspettate che vendo già le robe. Non esiste niente di quello che era e... Così. Non esiste l'appartamento di nulla di quello che è, però è un pezzo di merda. Vendo anche. Prendi la barba dello studioso. Già chiamo che ci per sei. Nome e cognome, sì, Vector. Non esiste. Barba dello studioso, la uso. L'erba dello studioso, sì, usala subito. C'è anche l'arco raffinato, ma è quello che ho già. Ah, perché gliel'ho venduto. Ah, c'è l'armatura, forse per me. In teoria Billith me li rimborsa Booking. Però. Costa l'armatura, che palle. Tanto passa di limoro, ti dai i soldi, Sì, perché mi... Tu rimani lì, usati la barba. Anche le scarpe, in realtà, perché le mie fanno cacare. Usati la velocità. Perché? Ah, l'erba dello studioso. Usati l'erba, e così sali di livello, anche. L'avrei quasi tenuta. Vabbè. Sì, forse per salire dopo per curarsi, effettivamente ci sta. Moro, se riesci, prendimi gli stivali e l'armatura. Oppure aspettiamo la grotta e li prendiamo dopo. No, prendila adesso. Ma se poi li ritrovo in grotta mi giro Ma le se palle, poi non la però. Trovi... Su Discord nella stanza chat, va bene. No, vabbè, l'armatura sì, l'armatura prendi, ma gli stivali no però. Gli stivali aspettiamo. Bon. Prendimi solo l'armatura per ora. È il fatto che non ci arrivo. Non ci arrivi? Combattere il ragno...
per forza? 2, 3, 4, 5, no, ci arrivi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, no, c'è l'albero 5, lì. 6. Vabbè. L'albero lo puoi passare 2, lì. 2, 3, 4, 5, 6, devo fare 6. Usi punti in caso. No, ci arrivo. No, ci arrivo, ok. Posto? Prendi l'armatura, dammela. Non so se vuoi dormire, vedi tu. Allora, le cose le hai già prese, le barbe. Sì, ho preso tutto del re. Il glande non mi interessa. Anzi, aspetta, Moro. Passa la posso... barba a lui. Esatto, ti do già una barba. Poi la passo a me quando arriverò. Cosa devo prendere? Gambusone elegante? Quello che dà illusione, cos'era, oro, non mi ricordo. Ho del tre talento. Ostia, l'anello è bello, sì. Però è trentelletto. E gli stivali, quelli due. Gli stivali aspettiamo. No, no, aspetta, gli stivali aspettiamo perché se poi li trovo in grotta... Ma se mi prendessi l'anello a me? Però trentelletto è basso, non lo so. È che io ho due resistenze al mio anello, cioè. Boh, effettivamente so. Fai dei tiri de merda, eh. Prendendo cioè, tanto i soldi, sti cazzi, lo prendo io, dai. Andiamo sempre con 6.000 euro. Passami le palle. E basta. Missioni qui avevamo già fatto, a quanto pare, ma... È che la missione era quella dei tre punti interrogativi? L'hai presa te? Però allora toccherebbe anche farla. Ah, prendi un altro. Però se ci rimando su. Che cosa? Ah no, pensavo che prendevi una missione qui dalla città. Tu l'avevi presa qui. Grazie missione. Tozzolo, sì, ma è già finita. Amici, rinnovate, amici, mi raccomando. Grazie Tozzolo, era quella di consegnare sotto la lettera. Solo quella, fammi vendere tutto. Che... Allora, anello dell'intelletto tu non sei qui. Amici, non ci credo, ho un'armatura dall'inizio del gioco, finalmente. Ma io non ho ancora... Io non ho ancora gli stivali, me ne sono accorto adesso. Perché non ho ancora gli stivali? Vabbè. Prossimi stivali lasciateli a me a prescindere. Ce li ho gli stivali. Ah no, li ho dati a Marco. Vabbè. Dati a me. In realtà... Li puoi anche prendere, dietro. Non sono proprio per me sti guanti stivali. Guanti robusti, quindi li do via. Guanti robusti... Tieniti un'arma di riserva, esatto. Non l'ho tenuta, un'arma di riserva. Male. Non mi servirà sicuramente. Una va tenuta per forza. Io ne ho tenuta addirittura due. Se troviamo qualcosa con lo scudo e serve che tenga una mano, l'ho tenuta per 304, sicurezza. 304, Anna, ma vaffanculo. Via. Questa settimana c'è anche House Flipper 2. C'ho la chiave, poi lo proverò appena potrò streamarlo, perché adesso non posso. Mi faccio passare una latrina di merda. Dove ci devo andare io? Però no, io devo andare gli Ezzar in realtà. Io non posso passare però da lì. Perché no? In grotta come ci arrivo? Andando in grotta? Che vuol dire? No, non ci arrivo. Passi per la latrina, ma puoi non farla. Ma non arrivo lo stesso. Vabbè mettiti lì davanti. Tanto mettiti lì davanti. Mercato. Barba divina, la prendo. Prendi. Barba divina, la prendo. Prendile tutte. Non posso, l'ultima non riesco. Se volete c'è anche una radice d'oro e... C'è un'ortica danzante. La pipa. Io non ho la pipa, effettivamente. Ma credo... Nessuno ha la pipa. Non c'è, sì, nessuno di noi ha la pipa. Nessuno ha la pipa. Uno magari potrebbe servire che sicuro un po'... Ah già, che adesso è diversa la pipa, vabbè. Finite. Oh no. Che palle. E ricordatevi di prendere una barba divina. Moro, prendi una barba divina rimasta. The Finals non ci ho più giocato. Anch'io vorrei giocare. Che oggi sono incasinato, ragazzi. Volevo giocare. Ho giocato ieri sera. Puoi passarmi l'anello da lì? Sì. Se finisco se finisco di aiutare Francia, eccetera, in un orario decente, vengo a giocare. Perché, okay. Ma non lo so, vediamo. Lo facciamo stasera, tanto The Finals. Facciamo il live stasera. No, sì, era per giocare. Cioè, mi va proprio di giocarlo. Allora. E che voglio anche farmare su Fortnite. Quindi quando un'oretta farlo, mi butto. Però. Vabbè, voi avvicinatevi, sta il turno. Poi. Mi andare al merdato qui. Compra tutto. Sì, almeno radice d'oro e barba, pigliale. C'è anche il tormento, ma quello mi sa ce l'abbiamo già una testa. C'è quella della sapienza. Volendo, io mi prenderò quella curativa. È che il tormento della megera io quasi quasi lo prenderei perché è utile. Ne abbiamo una testa già. Vabbè. Adesso sono di scorto. E aspetta tu. Sì. Devo equipaggiare, non ho fatto equipaggia. C'è un orco bongio.
Me l'ha equipaggiata, sì. Merda. Vabbè. Come ne fa? Ti dà magari tu la concentrazione? No, no, figurati. Passami, passatemi un, merda. Un paio di marca, passami un paio di una barba di. Te ne posso una io, sì. E una marca. Quella marca ne ha 6. Vabbè, allora. Dammene due tu, così siamo a posto. Ok. Vai, Dead Book Adrento. No, quella del fulmine di Caccona. Allora, se riusciamo... Eh no, dobbiamo farli fuori istantaneamente questi, che tocca fare i tiri perfetti. Allora... Fattina, Mark, se riesci. Sì. Ok. E via. E via. Esplosa proprio. State spendendo un po' troppi soldi, secondo me. Dovete pensare che dentro la grotta spesso c'è il mercato. Sì, è vero, è vero. Va bene, abbiamo 176 ancora. Adesso ne prendiamo ancora... vediamo. Bene. Abbiamo preso cose, cioè, più o meno utili. C'è 92 di intelligenza. La mia armatura era fondamentale. Che devo. Sodoma. Godo. Godomodo. Godo a modo. Mazza il cubo. Non lo so. Cioè, 95% di possibilità. Va. Un cesso. Io c'ho l'89, guarda come faccio perfetto. Oh. Guardalo lì. Tu 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 tu. Ho hi ho ho hi ho hi hi ho. Ciupa. Un campione. Credo che li manchi perché fai danni elettrico. Il 95% a slot. No, non è per quello. Non c'entra niente. C'è comunque il 5% di poter. Cioè, da sbagliare se hai tanta sfiga. Sì. Questo si può vendere al primo mercato. Armatura. No, non lo. Non lo vendo, li ho. E si penetra. Oh, vedi, questi li sfondiamo di bastonate e basta. Colpisci io, Ovidio. Chi è? Io attacco il truffatore goblin, quello in mezzo. Il pipistrello, va, sì. Perché attacco gli altri tre, cioè gli altri due. Attacca il pipistrello. Quindi voi fate... Lo uccido, in teoria. Beh, niente, no, non serve più. È l'unico che potevo uccidergli. Le percentuali oltre un tot non sono proprio precisissime. Pure nel primo fallivi parecchio nonostante stavi oltre. Sì, ma infatti sono sempre state un po' strane. Basta vedere la balestra. Sono sempre state strane le percentuali. Allora, io me la sento. Potrei uccidere il cecchino goblin. Occhio che è quello in teoria che ha più illusione. No, ma attaccate quelli. Aspetta, qual è? È quello che ha più illusione. Uccido il truffatore goblin. Azzaropoli. Oh no. Vabbè, faccio una raffica. Oh no. Che? Hey. Il bug di nuovo, vedo tutto nero. Vabbè, e quindi come si fa, mo? Che calamità. No, però vedo dove sono i nemici, vedo tutto. Tientello così. Tanto mo salviamo. Sto muovendo a caso, credo di aver fatto giusto. Sì, sì. Aspetta, solo io vedo tutto nero. Qual è quello? No, no, tuffa? No, quello. Non hai usato i punti. Non lo so perché non si... No, 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 no! Non si vede un l'esplosione elettrica devi fare. Ok, colpisci il truffatore. E non usasti cazzi i punti, che tanto fai cagare. Tanto... Ma non posso neanche... Tanto non li ha usati alla fine. No, perché clicca sbagliato. Godo. Fallito, merda. Caro come arro. Vabbè, sorcio, perché non riesci ad azzettarlo. Mariottide. Allora, ce n'è solo uno da colpire adesso, non puoi sbagliare. Vedo.
Elysium. Vabbè, abbiamo comunque un po' di soldini, eh. Sì. Vado. Dai, prendi. Non posso andare. Prendi quello questo. Devo iniziare ad usarle. Che mo ne ho veramente tante, anche a buffo, mi sa che conviene utilizzarle. Un scrigno pieno di armature per Marco, ragazzi, eh. No, ma mi servono gli stivali. Assolutamente non un mimic. Passamoro. Beh, dai, abbiamo tanti soldi. Ci abbiamo anche qualcosina da vendere. Buono. Io non so cos'ho, attacco, eh. Dammi a me. No, mi ricordo. Intelligenza. No, talento. Ma io metterei questo. Sì, quasi metterei questo. No, tu non vai su talento, no? Quindi... Sì, che va su talento. Sì. Ah, no, no, non vai su talento, no, effettivamente. Infatti, vai su conoscenza adesso. Sì. Un'azione perdo... secondaria. Ma il tuo è meglio. Perdo per la mia classe, perdo un sacco armatura, di roba. Armatura, due resistenza, 8 illusioni. A voi non va bene questo qua, non vi piace questo qui? No, a me non serve nulla. No. Vabbè, lo piglio, poi vediamo. Boni, dammi qui. Che c'ho 3 danni d'attacco, però mi dà anche... Sì, 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 no, l'ho tolto, ragazzi. Ho messo molti più o meno. Ciao, Vadu. Ciao, Vadu. Il vaduismo. Sì. Il waduismo. Andiamo avanti così o saliamo anche io? Vedo niente. Ci abbiamo... C'è un altro combattimento, poi abbiamo fatto. Sì, teoricamente è finito. Sì. Ah, qua posso fare perforante. Posso fare perforante qui. No. Qua. Vabbè. Ah, ok, quei due sono dritti, ok. Capito. Ok. Ah, è vero che Salvo vi ha fatto regalo. Ieri ho letto qualcosina. Sì, ha detto mi dovrebbe arrivare oggi. A me ha detto un po' oggi e un po' l'altro, un altro giorno. Però non è arrivato nulla. Faccio danno a questo qui, lo ammazzo di botte. Spaccagli il bus. Ciao, brother. Ciao, brother. Io non lo saluto. È un altro Simone lui. Berto, ecco, magari curati anche. Mi inchiuro. Sì, sì. È finito il coso, so. Mi curo dopo. Sì, però non sale di livello. Non Vabbè. Importa, metti che c'è una pozza di merda. Ma a me ne devono arrivare due, Gibo? Non ho capito. Domani Marco e Simone e giovedì. Sono l'ultimo di Marco. Cosa ha scritto? Ma il mio oggi, il mio? Boh, qua non sta arrivando nulla. Aspetta, lo segnalo la mattina. Ma due solo a me? Scrivimi su Telegram. Ah, oggi il mio, ok. Ok, ho capito. Ah, sì. Apri. Va bene. Alla fine siamo ricchi. Questo non è male, Marco. Però come al solito mi toglie i danni. Vedi tu. I danni. Vabbè, non mi frega neanche niente del riflesso. È proprio i danni d'attacco che mi dà fastidio. Eh sì. E che effettivamente due consapevolezza comunque i danni me li aumenta in teoria. No, ti aumenta i dadi. Il tiro dei dadi, la percentuale possibilità di riuscita. Sì, di sì. Riuscita. Vabbè, lo prendo. Porco Giuda, bello però. Allora, vabbè, la uso. Sì, però, sì, però hai un tentativo, eh. Hai un tentativo, si rompe easy questa qua, secondo me. Vabbè. Primo fallimento si spacca. Tengo l'altra. E c'è solo un'abilità, c'hai. Vabbè, tanto, ma solo c'ho l'altro. No, beh, per carità, puoi usarlo comunque. Rispetto a 0,17 che fa cagare il cazzo il tuo ormai. Sì. Bello. Comunque faccio 40 danni, eh. Bellissimo quello scudo. 40 danni se fai quello pesante, gli sì. Che non li fai mai. Gli altri sono altri. Moro, prova a darmelo quello scudo se non lo usi. C'hai che magari con la balestrina ogni tanto potrei provare a fare qualcosina per difendermi. Ma ce li ho di scudi, se ne vuoi uno, ma... Ma quello lì è meglio, mi dà esperienza di gruppo, non è... No, ho letto male, cos'è che dava? Sì, ti dà moltiplicatore PE. È male. Ma vuoi usare la balestra? No, dico, però magari se c'è un boss... No, ma me lo tengo io, scusami. Ah no, ma hai detto se non lo usi, infatti. Non lo uso, ma se lo uso, uso quello. Ok.
Allora niente. Boh, salviamo qui. Sì. Aie. Mi sto col culo. Gibo, ma io non so qual è il pacchetto. A me arriveranno anche altri pacchetti. Forse, forse no, non lo so. Non so sì, quale non sa sarà qual è il tuo. A meno che non c'è scritto sopra Color Zones. Allora, non c'entra allora niente. Allora sì. Dà fastidio questa palla di merda, ragazzi. Fammi vedere com'è, che io non ho visto. E qui nell'angolino, se mi metto lì, mi dà fastidio, forse. Cioè, sono perché mi sono reso conto di essere spesso vicino alla palla, da fastidio, mi va davanti. Cioè che la toglierò. Cioè, simpatico. Sì, tantissimo. Madonna, ah, no, io pensavo che scrivessero tutti, ma no, figurati. Cioè, no, effettivamente mi sa che rompe le palle. Sì, magari in alcune, quando ti metti in alcuni modi. Più che altro mi copre il neon, mi dà fastidissimo, Moro. Metti che devo fare i tiki tocchi, mi rompo anche le palle. Vabbè, la tolgo, ragazzi. Fallimentare, Natale abolito. Va bene, amici. Ci vediamo stasera con The Finals. E state attenti, sub, che se va tutto bene, tra le 2 e le 3. A questo punto, guarda, raidiamo il Giappone video. Raidiamo Rob, che tanto alle 2. Tanto Marco ha quasi finito di vederlo. Sì, il tempo di vederlo. Finisce di quasi vederlo. Lo guardiamo adesso mentre mangiamo e vi do. Dai subito l'ok. Appena Marco mi dà l'ok di passarlo, ve lo passo. Va bene. Ciao, belli.